Ok. Ops, scusami. Slamato da solo e ti sei anche pappato i vermi. Ciao ragazzo. Basta così. Lo sanno benissimo cosa devono fare per evitare di essere portati a galla, eh? Però anche io so cosa devo fare per portarvi a galla. Dai, su. Bravissimo. Bella questa, eh? Pazienza, ragazzi. Ma i pesci vengono sempre fuori. Niente, ti libero dopo. Ciao bello, grazie. Vai, torna a nuotare. Grazie. Allora, stavo pescando con una jighead BKK e verme, e un paio di vermi grossi innescati. All'uscita ne ho presi 4, mi sembra. Adesso ho provato a lanciare sotto e appena arrivato sul fondo ho sentito subito la boccata alla cieca. Quasi quasi ci riprovo. Adesso controllo il filo. Mi raccomando, gli spezzoni, anche se sono corti, si mettono in tasca, eh. Lo spezzone qua, e adesso quando ho finito lo metto in tasca e lo butto via a casa. C'è quel legno lì che dà un po', quel ramo lì che dà un po' fastidio.
sapevo, però vedete che basta avere un po' di pazienza. E si risolvono tutte le situazioni. Ah, si è slamato. Non è un caso che sono venuto da questa parte, non di là. Là è più facile, però lì c'è l'acqua di rimollo, è più facile che i pesci li freghiamo da questa parte, non di là. Soprattutto pesci come i barbi. Eccolo qua, sta mangiando ancora. Eccolo qua. Dai. Ah, tu non mi fai tripulare, o sì? Anche tu vai lì, eh? Ok. Tutto in diretta, eh. Beh, allora porto a casa anche questa plastica qui. Ciao bello, grazie.
solo davanti ai pesci. Eccolo qua. Ma anche così non fatelo mangiare troppo, A parte che con la testina non ingoiano più di tanto. Ops. Ah, ce l'abbiamo fatta. Cucciolo. Ciao ragazzi, adesso faccio un po' di pausa che libero la testina incagliata nella rete, rifaccio il nodo, controllo il filo e poi decido se fare ancora un lancio o andare da qualche altra parte. Nel frattempo vi saluto e vi ricordo anche di iscrivervi alla mia pagina Facebook, ok? Vi aspetto lì anche. Ciao ragazzi, grazie.